Presenti due atleti impegnati in questo welterweight match. All'angolo blu rappresenta il team Matchside, Danny Gherardi. E all'angolo rosso rappresenta il team Usi Lotta, Simone Ballarini. Welterweight division ancora, Danny Gherardi all'angolo blu, Simone Ballarini all'angolo rosso. Siamo pronti per un'altra bella battaglia e siamo in attesa di vedere come si evolverà. Anche qua prova di forza iniziale, si inizia subito in piedi, vediamo chi dei due sarà il primo a cercare un attacco importante, magari per portare a casa velocemente la vittoria. Scuola di Ballarini molto molto brava per quanto riguarda la lotta in piedi, sono veramente veramente bravi su quel lato della lotta. E mentre Matt Side, scuola di Bernardo Serdini, una delle scuole più grandi che c'è in Italia, sono un'ottima accademia. Quindi anche uno scontro abbastanza importante da un punto di vista stilistico questo. Sarà divertente vedere come si evolverà. Qui stiamo vedendo già un po' di storia importante in piedi. Anche qua un match che continua a darci delle sensazioni, delle vibrazioni belle tese, di gran tensione. Cosa dice Riccardo? Sì, assolutamente. Questi primi scambi in piedi vedono sicuramente un Gherardi più aggressivo, però un Ballarini che comunque continua a stare in piedi e evidentemente vuole prendersi questa top position. Molto interessante come i due sono lì proprio testa a testa, stanno cercando di trovare anche soltanto uno spiraglio per poter dare la propria offensiva. Io posso dire di essermi allenato con i ragazzi della Usi Lotta quando combattevo, e sono una buona accademia, e anche la squadra di Bernardo molto bella, e sarebbe stata una bellissima lotta questa qua, perché sono, posso dire con certezza, due scuole molto molto forti che possono andare a spettacolo, sono sincero. Ma in effetti per ora stanno dando veramente una grande dimostrazione di tecnica, ma anche una grande dimostrazione di forza mentale. Sono lì in piedi, continuano a studiarsi, a sfidarsi. Siamo praticamente oltre già i 2 minuti, ma siamo già belli densi all'interno di questo match. Vediamo chi per primo riuscirà magari a portare l'attacco, magari una proiezione, non magari una finalizzazione spettacolare. Ci possiamo aspettare di tutto? Sì, no, abbiamo visto che in questo torneo possiamo veramente vedere, e abbiamo visto un ottimo takedown da parte di Gherardi, giusto? Di Ballarini. Di Ballarini, scusatemi. Mi ero confuso. Adesso la devo fare ripartire da mezzo a tatami. Vediamo in posizione di vantaggio, ovviamente, Ballarini che aveva portato a segno il takedown, e anche qua però laterale. Quest'arbitro decide sempre per la guardia laterale. Si riparte dalla side. Questa è la decisione di oggi. Il sottotitolo di Submission King 7 sarà "Si riparte dalla side". Vediamo comunque che ha preso la monta. Ballarina ha preso la monta. Non mi piacciono molto queste braccia stese di Gherardi, mi sembrano un po' rischiose sinceramente. Tu che ne pensi, Davide? Sì, lasciano aperta molti spiragli di finalizzazioni, cioè il braccio teso, specialmente in una posizione come sotto la monta, cioè rischi di incappare in mille finalizzazioni, non lo farei io, sono sincero. Poi magari fa parte del suo gioco, non lo posso sapere, però comunque è molto molto rischioso, questo va detto. Certo. Assolutamente sì. Poi Gherardi a un certo punto si era anche arpionato al costato del suo avversario, ma in un secondo è stato proprio lanciato via, non sembra deciso nella difesa da terra. Prende comunque il suo tempo Ballarini. È interessante notare come la monta possa un po' distinguersi in monta aggressiva e difensiva, a seconda di quanto il proprio bacino sale rispetto al torace dell'avversario. Ultimamente sta iniziando a salire, ma
inizialmente ha deciso di prendersi la posizione e tenersela solidamente Ballarini. Però se piano piano è salito, ora in un'ottima posizione. Sì, Ballarini in una posizione di vantaggio e Raggi deve fare qualcosa in più per uscire, perché non basta solamente agitare, deve cercare in qualche modo di venire fuori da questa situazione, altrimenti no. Sembra molto salda la posizione, attenzione perché sta cercando anche di rubare un braccio all'avversario, in questo caso si aprirebbe veramente a la possibilità di chiudere, potrebbe prendere la schiena, infatti l'ha presa, infatti ora va a prendere la schiena. Ha chiuso anche le gambe, attenzione. Un ottimo gancio, che forse è il miglior gancio che puoi mettere dalla back mount, è quella. Ti spezza il fiato, tiene la posizione bene. Noiosissimo. L'ha cercata tanto e alla fine l'ha presa questa posizione. Triangolo in vita è veramente noioso come blocco. Io credo che in quella posizione sia quello più noioso, sia a livello respiratorio che a livello di posizione. Veramente faticoso. Ushin, che ne pensi Riccardo? Assolutamente attenzione. poco utilizzato spesso, ma molto efficace, sì soprattutto per un fatto di sistema di regolamenti, molto spesso non viene validato per non viene premiato con i punti, non viene considerato come punteggio. Non sta lavorando male comunque Gherardi, che è riuscito a resistere per tanto tempo già ormai in questa posizione. Ha perso anche un po' il gancio Ballarini, quindi attenzione perché potrebbe comunque cambiare ancora qualcosa. Non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo portato a casa cadavere. E infatti attenzione perché mi piace molto, devo dire, il modo in cui sta lottando Ballarini, perché già in precedenza con la monta e adesso con la schiena si nota come lui cerchi di non affrettare troppo le cose, sa che 15 minuti sono tanti e che è l'avversario che deve fare qualcosa per cambiare. Credo che così facendo esporrà il collo. Ha perso la schiena, ma ha ritrovato la montata. Un ottimo controllo sulla lotta comunque, perché non ha perso praticamente niente, perché ha perso la schiena, si è in monta, ha avuto veramente un ottimo controllo. Bravo Ballarini, va detto questo, ha fatto un'ottima cosa, si sta dimostrando, come ha detto Riccardo, karma. La lotta è lunga, siamo praticamente ora a metà e è lunga, è inutile disperdere energie quando sei in vantaggio così, comunque ai punti stai vincendo ed è solo l'altro che deve dimostrare qualcosa in questo momento, quindi no, poi non serve ammazzarsi. Questo è uno sport di logoramento, io lo dico sempre, come dice sempre il mio maestro, il miglior mezzo di persuasione è la tortura, probabilmente torturare il proprio avversario, sfiancarlo ti porta un vantaggio. Adesso sono di nuovo finiti in piedi, però sì. Comunque credo che fisicamente sia 10 passi avanti al momento Ballarini e Gherardi debba fare qualcosa. Beh, io mi immagino essere nella testa di Gherardi e pensare di ritrovarsi di nuovo a terra con un Ballarini che ha dimostrato una netta superiorità. E a difesa che questo takedown ora ti demolisce mentalmente, cioè se in terra è stato, diciamo, in questo momento superiore e in piedi non trovi come schienarlo, mentalmente ti distrugge la lotta perché non trovi un modo di dare cambio al match. Credo che Gherardi debba dimostrare qualcosa veramente per far vedere ai giudici che può vincere, perché in questo momento però la Ballarini è in netto vantaggio, va detto. Sì, non saprei davvero come in questa fase convincere della bontà della propria lotta Gherardi, mentre invece Ballarini ai punti credo che stia dimostrando tanto. Quindi probabilmente Gherardi dovrà andare all'attacco adesso. La seconda parte del match, la seconda parte di questi 15 minuti lunghissimi e estenuanti, dovrà cercare di fare qualcosa in più. In un match di MMA si direbbe dovrebbe cercare il KO, qui deve cercare la giocata, la finalizzazione al volo che possa risolvere la cosa, perché siamo ben oltre la metà del match e poi la Ballarini è in vantaggio clamorosamente. Sì, non l'abbiamo mai visto per ora spalle a terra, quindi se effettivamente Gherardi riuscisse a portare a termine una proiezione, magari cambierebbero molto le cose. Attenzione però, attenzione perché ha provato un'azione. Ha provato un'azione in volo
Gherardi e potrebbe essersi fatto male Ballarini. Sì, credo gli abbia colpito i gioielli di famiglia. Il vedo batteva piedi a terra come per far passare il dolore. Sì, sono sempre quelle cose molto complesse, anche queste possono succedere. Sì, sì, no, può capitare in un match, può succedere di battere per sbaglio in una parte vietata del colpo proprio. Anche perché poi si diceva comincia a essere un peso importante quello dei welter, e comunque un tentativo così in volo da parte di Gherardi basta poco effettivamente per fare male in quelle zone del corpo. Comunque Ballarini sta attaccando nonostante sia l'altro che deve cercare qualcosa. Attenzione, però trova. Un altro tentativo di takedown, un altro tentativo non andato a segno. Ballarini nettamente superiore anche qui. E attenzione perché ha preso ancora la guardia laterale. Inside, completa side lock, side guard. Beh, sì, attenzione. È stato un po' frenetico Gherardi, trovandosi sotto un po' forse con i flashback della precedente monta e della precedente schiena, che appunto ha impiegato tanta fatica. Non facile da proiettare Ballarini, comunque hanno tra il loro entourage, diciamo, anche i Minguzzi, cioè oro olimpico di lotta, quindi non facile da proiettare Ballarini, da cioè dire questo. E sta ancora lavorando, è in north-south adesso, sta cercando di ancora una volta prendere il suo tempo. È andato al collo ora, vuole strozzarlo. Abbiamo appena visto una finalizzazione per ghigliottina, vuole strozzare anche lui. Intanto controllo da nord e sud, sarebbe bello vedere uno strangolamento da nord e sud, sarebbe bello, sì. Eh sì, sarebbe molto bello, molto interessante, difficile sicuramente. Molto difficile. Qui in questo caso Gherardi non riesce neanche a liberarsi da questa posizione. Davvero estenuante il lavoro di Ballarini, che con tutta la sua calma sta veramente portando, sta neutralizzando di fatto il suo avversario. Dalla nord e sud io ho un idolo che combatteva qualche anno fa, Jeff Monson, che ci finalizzava veramente la chiunque da quella posizione. Era veramente impressionante. Qua sono arrivati probabilmente al termine del quadrato. Si ritorna. Vediamo se si ritorna nella posizione preferita dell'arbitro. No. Ecco. Si ritrovano in guardia, ma ancora una volta, insomma, Ballarini sta sopra. Guida, determina i tempi del match. Sì, siamo ormai agli sgoccioli. Ballarini sa benissimo di essere in vantaggio, no? Non rischierà niente in questo momento, no? Non ne vedo nemmeno il motivo, francamente. No, no, certo. Portare a casa la vittoria prima di tutto. Sì, anche se c'è da dire che per noi atleti o ex atleti, insomma, come vogliamo definirci, vincere per finalizzazione ha un altro gusto rispetto a vincere la punta, c'è da dire anche questo. Sì, vero. Sì, è importante non farsi prendere dalla smania forse in certe circostanze. Certo, importantissimo. È questo che a volte serve testa, perché quando sei lì poi comunque vuoi dimostrare, vuoi fare, perché la salita devi stare molto attento. E il pubblico fa tanto in un evento di questo genere, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, vedermi sotto delle luci con qualcuno che sta lì a guardarti mi ha portato a non voler fare qualcosa di noioso, non voler chiamare guardia, provare a lottare in piedi, cosa che non avrei fatto in altre circostanze. Questo può valere anche per Ballarini, che per ora è stato molto cinico invece. Ballarini che sicuramente dovesse vincere ai punti, come ormai sembra auspicabile il tutto, beh, a referto lo saprebbe soltanto lui di aver dominato il match. Una submission, una finalizzazione avrebbe decretato anche per un futuro chi guardava i cartellini dire ok, è stato veramente dominante, insomma. Questo è un po' il punto. La submission è un po' la ciliegina sulla torta, però purtroppo per fortuna sei in due a lottare e l'altro comunque non vuole farti finalizzare, anzi vuole finalizzare, quindi non è facile.
sarebbe ciccia sulla torta, però comunque bella lotta da parte di Ballarini, va detto. Gherardi un po' troppo attendista, molto difensivo, purtroppo penso che questo atteggiamento non pagherà. Non è stato efficace, no, questo no. È stato un po' il suo problema. Anche quello che ha fatto non ha sortito effettivi danni. Piuttosto mi sembra che proprio il suo avversario abbia creato enormi problemi al suo gioco nello specifico, rendendogli difficili i takedown e avendo uno stile di passaggio molto cinico, chirurgico. Si scivola verso il giudizio degli arbitri in questa fase che ricorda l'inizio del match. Siamo finiti dove eravamo partiti, con però presto la decisione da parte dei giudici per chi effettivamente ha vinto questo match. Ancora una volta l'ultimo tentativo disperato in zona Cesarini, ma niente da fare. È finito, infatti volevo dire siamo alla fine, è finito. Sì, credo Ballarini, mi sbilancio. Ci sbilanciamo tutti, immagino, Riccardo. Beh dai, questa è capace che la prendiamo, insomma. È più facile questa che le precedenti, probabilmente. Ci speriamo, vediamo. Rimettiamo anche noi il giudizio in mano a chi competente e sicuramente in buona posizione ha deciso per tutti. Il vincitore di questo match al termine di 15 minuti di lotta per decisione, Simone Ballarini!